Ciao, bentrovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista istrionico. Prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza cosa, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale. Qua sotto c'è un pulsante, premilo, così, e con scritto iscriviti, così rimarrai sempre aggiornata sui miei video, dove parlerò sempre di relazioni tossiche con narcisisti patologici, come riconoscerli e come gestirli. Chiusa parentesi. Ti leggerò un articolo che poi posterò qua sotto nei commenti, dove tu potrai andare a leggere per intero se vorrai, dove ti parlerà dei segni per riconoscere un narcisista istrionico. Partiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Sette segni di un narcisista istrionico e iperemotivo, cioè chi è? Ricordiamo che i narcisisti patologici possono essere di tre tipi: narcisista patologico overt, quello aperto, quindi una persona molto sicura di sé, che sembra molto sicura di sé. Poi il narcisista patologico covert, quello coperto, che sembra un classico bravo ragazzo, ma è bravissimo a manipolare gli altri, a farli sentire in colpa, poi a farsi scartare facendo un gran gossip intorno alla vittima. E terzo è il narcisista appunto istrionico, che è un narcisista overt, l'aperto, ma estremizzato. Il narcisista patologico di tipo istrionico è una persona, come dice l'articolista, che esaspera ogni situazione in atteggiamenti drammatici. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, in una situazione dove lui vuole aver ragione, o lei, il narcisista, e tu non gli dai ragione, potrebbe iniziare a piangere davanti a tutti e buttarsi per terra oppure a urlare. In un ristorante, se c'è qualcosa che non va bene, inizia a urlare e a insultare i camerieri. Se dall'altra parte, sei in una situazione, ad esempio in una festa, in una cena, dove ad esempio non è considerato perché magari la gente parla tra di loro, a quel punto lì potrebbe iniziare a ballare sui tavoli, oppure potrebbe iniziare ad alzarsi dalla sedia, a raccontare una barzelletta forte davanti a tutti, perché ha bisogno estremizzato di ricevere attenzioni. Allora, andiamo nello specifico. Emozioni negative drammatiche del narcisista istrionico. I narcisisti istrionici hanno spesso la tendenza a mostrare emozioni negative eccessivamente drammatiche quando non ricevono l'attenzione. Ripeto, se tu non gli dai attenzione o non fai quello che il narcisista vuole, si butta per terra e inizia a urlare, inizia a piangere oppure potrebbe inveirsi contro di te. L'apprezzamento o il diritto non che credono di meritare, perché tutti i narcisisti patologici credono di avere un senso di diritto gonfiato, cioè loro si possono permettere di fare certe cose e di dire certe cose, ma se tu vuoi dirla tua oppure li critichi, ti assicuro che scatenerai la rabbia narcisistica, quindi ti offenderanno, scapperanno via, insomma, useranno tutti i metodi per farti star zitta. Ancora, questo può variare dal non ottenere un servizio cliente al tavolo, ad esempio, ripeto, col ristoratore, e urlerà forte con i camerieri e si arrabbierà di brutto, al momento mancanza di attenzione da parte di un coniuge. Al sentirsi dire di no, quindi tu all'istrionico non puoi dire di no, ma come a tutti i narcisisti patologici, che ricorda sempre, un narcisista patologico non si assumerà mai le sue colpe, pensa sempre di aver ragione e gli altri sono sempre quelli sbagliati. Quindi un narcisista patologico ti racconterà una storia, è ovviamente una metafora per farti capire chi è un narcisista patologico. Il narcisista patologico ti racconterà una storia dove lui è la vittima o l'eroe, però non è mai il colpevole. Quindi loro cosa fanno gli istrioni? Urlano, si devono attirare l'attenzione, fanno un gran casino naturalmente. Emozioni positive, drammatiche, fascino superficiale e seduzione. Il rovescio della medaglia del mostrare emozioni negative, eccessivamente drammatiche per attirare l'attenzione è quello di mettere in scena emozioni positive, superficiali. All'inizio della relazione un istrione ti farà tanti tanti complimenti, ti inizierà a guardare, ti inizierà a farti sentire la migliore del mondo. Ovviamente è tutta una tattica. Qui il narcisista istrionico può istigare fascino e seduzione per conquistare i suoi obiettivi.
controllando così la loro attenzione e conformità. Un esempio include l'adulazione insincera, ti potrebbe fare dei complimenti non veri, quindi insinceri. L'appello alla vanità, all'ego, alla falsa cordialità potrebbe sembrare un gran amicone, quando in realtà ha degli obiettivi molto precisi in testa. Ancora, vicinanza, intimità esagerata, promesse positive dopo aver dispensato un trattamento negativo, ti potrebbe far promesse di tutti i tipi quando in realtà non vuole far nulla. Alcuni narcisisti istrionici sono abili nel passare da emozioni positive a negative, potrebbe ridere e poi potrebbe piangere da un momento all'altro, perché fa fatica a regolare le sue sensazioni, i suoi sentimenti. Se non ottengono l'attenzione speciale che credono di meritare, essendo l'incantatore superficiale, poi possono improvvisamente cambiare tono e diventare aggressivi, quindi hanno bisogno di costante ammirazione e se non gliela dai, possono anche diventare aggressivi da un momento all'altro. Costante bisogno d'attenzione, la ragione principale del loro carattere è appunto la voglia continua di essere al centro di tutto. Tuttavia, dietro questa brama di specialità c'è spesso una fragile autostima. Tieni buono il concetto. Un narcisista patologico ha una fragile autostima. Sembra sicuro di sé, ti parlerà di quanto è invidiato, ti parlerà dei suoi progetti mirabilanti, ma tutto questo lo fa per coprire una grande ferita narcisistica, un dolore interno. Che cos'è la ferita narcisistica? È il fatto che non si è mai sentito apprezzato, tendenzialmente da uno dei due genitori, si è sempre sentito in colpa e ha sempre dovuto rendere il massimo. E questo cosa succede? Che ha bisogno, e ovviamente lo rende fragile, ha bisogno di continue ammirazioni. Continue ammirazioni, ovviamente lui si illustrerà di quanto è bravo e quanto è bello, ma ricorda che un narcisista patologico è la persona più sola e fragile del mondo. E sai perché? Perché è una persona che ha bisogno dell'ammirazione degli altri, sempre e comunque per sentirsi qualcuno. Lui ha bisogno di essere ammirato e ovviamente odia le critiche. Attaccamento, fiducia, insicurezza nelle relazioni e nelle situazioni di vita. Alcuni narcisisti istrionici mettono in atto un test per vedere se le persone sono disposte a fare il passo in più per servirli, placarli e salvarli, affermando così la sua fragile autostima. Ecco. Per concludere, i narcisisti istrionici sono anche forti da un certo punto di vista, ma bisogna saperli riconoscere, ovviamente tenerli a debita distanza, perché sono persone che ti manipolano il cervello e ovviamente ti fanno star male. Quindi, se conosci una persona che si mette a piangere davanti a tutti quando non ottiene ciò che vuole, fa delle scene madre, ad esempio, racconta una barzelletta forte dal niente, o si mette a urlare o si mette a ballare sul tavolo in una serata tra amici. Oppure un'altra persona che potrebbe urlare, inveire contro il cameriere se non riceve velocemente le portate al ristorante. Ecco, quello sono i segni di un narcisista istrionico. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda, ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.